diamo la parola al maestro Franco Morillo, perché cominciamo con i preludi musicali e quanto appuntamento di questa terza edizione dei mini concerti di musica classica. I preludi musicali sono curati dal maestro Franco Morillo. Scusatemi. Giovanni, scusa, stiamo cercando di iniziare. I preludi musicali sono curati dal maestro Franco Morillo. Abbiamo come ospiti il duo soprano e chitarra Irma Pulicini e Antonello De Santis, che è già stato da noi. Diamo la parola a maestro Morillo per presentare i nostri. Sì, io approfitto che ho preso la parola al primo appuntamento, quindi questo è il penultimo, ce sarà ancora un altro, quindi faccio un po' il consuntivo di quello che è avvenuto e vi annuncio anche il prossimo concerto, ora di fronte a quello di stasera. Io sono particolarmente felice di avere qui una cantante, perché quest'anno siamo riusciti, senza questi appuntamenti, proprio di educare all'ascolto di un brano di musica classica, cercando di proporre anche quanto più possibile diversità di gruppi. E noi non avevamo mai avuto una cantante qui, anche è difficile tecnicamente avere un pianoforte, solo i cantanti si esibiscono pianoforte con gruppi ampi. E grazie alla collaborazione di Antonello, che era venuto qua il mese scorso, vi ricordate, una violinista, si è offerto di accompagnare la mia amica e bravissima cantante che adesso vi presento, Irma Pulicini, e abbiamo anche il canto quest'anno. Dico anche il canto perché, se vi ricordate, quest'anno abbiamo avuto tutti gli strumenti nuovi. Abbiamo cominciato con i flauti dolci, poi siamo passati attraverso la fisarmonica. E l'unico, diciamo, gruppo che avevamo già ascoltato era chitarra, non in quella formazione, chitarra e violino, ma avremo all'ultimo incontro un altro strumento con cui non è mai venuto, ci sarà l'esibizione di un nuovo oboista, quindi uno strumento lancia doppia, quindi chiudiamo un po' il cerchio, nel senso che abbiamo presentato in questi 3 anni quasi tutti gli strumenti che tecnicamente è possibile portare qui. Sono contento di questo perché possiamo passare magari a una seconda fase in cui, dopo il primo ascolto, cerchiamo di elevare un po' anche le nostre capacità di ascolto, proponendo brani più complessi. Che quest'anno, devo dire, questa cosa è già avvenuta, perché siamo passati dalla musica rinascimentale del primo incontro alla musica dell'est Europa con l'incontro del fisarmonicista con i temi ucraini. Stasera invece ci spostiamo in Sud America. Noi eravamo già stati in Sud America 2 anni fa, quando venne quella città molto che era piaciuto molto ad Antonio, che faceva una musica brasiliana, diciamo, un po' più moderna. Noi invece adesso proponiamo 2 autori sudamericani di musica, diciamo, uno è proprio musica colta, Villa-Lobos, sono 2 brani di Heitor di Villa-Lobos, e un altro invece un celeberrimo autore molto caro, credo Felice, che è Piazzolla, quindi amante del tango, anche se il brano di questa sera, che è Oblivion, non è proprio un tango nel senso tecnico del termine, è stato uno dei suoi brani più conosciuti. Brano recente dell'82, usato anche in un film. Noi ascolteremo la versione per canto vocalizzata, senza testo. Il testo originale non c'era, era un brano appunto strumentale che poi è stato creato un testo in francese, poi è fatto anche in italiano da Milban e da Mina anche. Noi presenteremo la versione, quella, diciamo, classica, un canto vocalizzato con la chitarra. Il secondo autore invece, di cui proporremo 2 brani, a me è molto caro perché è un autore brasiliano, Villa-Lobos, che in un periodo, è un autore del fine 800, inizio 900, in un periodo in cui c'era molta sperimentazione musicale, lui da autodidatta ha avuto il coraggio, anche in certo senso, di andare a ritroso nel tempo e ha studiato la musica di Bach del 600, ha letto tutto il clavicembalo ben temperato, ha studiato le opere di Dindì, che è un autore colto, e ha fatto una serie, è un chitarrista molto bravo, famoso, ha scritto una serie di composizioni molto famose, tra cui quelle che presentiamo questa sera. Proprio il titolo è proprio Bachiana Brasileiras, cioè nello stile di Bach, però con i ritmi del Brasile. Ne presentiamo 2, Modigna, che è un'introduzione, canto e chitarra, e l'aria, la cantilena. C'è sempre il doppio titolo perché appunto uno è il titolo brasiliano del brano e l'altro è il titolo barocco, quindi proprio preso a esempio da Bach. Tra l'altro quest'aria qui la riconoscerete perché lui si è proprio ispirato a una famosa aria sulla 4ª corda di Bach, per tradurlo è quella di Quark, la sigla di Quark, Venisse è quella di Bach. Noi invece presentiamo quella di Villa-Lobos,
sentirete che melodicamente è una citazione, noi siamo qui in un luogo dove le citazioni, quelle letterarie, abbondano perché tutti amiamo citare, ma anche in musica si fanno le citazioni, sono ovviamente di natura un po' più melodica, più, non sono semantiche o citazioni di passi, ma sono richiami storici o armonici, in questo caso è con una famosa citazione musicale. Io ho avuto un buon ascolto, avete letto il comunicato stampa, quindi io vi presento i due musicisti, sono bravissimi, lei è già una cantante affermata in carriera delle nostre parti, allora ne abbiamo già parlato la scorsa settimana e vi invito tutti ad essere presenti al 10, prego, prossimo appuntamento ci sarà il fratello Gerardo, con l'oboe solista, uno strumento molto insolito da presentare, quindi vi invito tutti ad ascoltarle e finirà anche la terza edizione dei preludi musicali. Buon ascolto! Sì, poi il Barbara. Ovviamente la cantante ha più problemi di uno strumentista a fiato o all'altro, quindi rinnovo l'invito a spegnere il cellulare, a fare silenzio, perché siccome non c'è questo momento di accordatura, basta un sussurro, una notina che noi facciamo loro e deve andare fuori tono. Anche la riconduzione dà fastidio.
Thank you.
pezzo splendido di virtù. Grazie. Gregorio, che forse è fuori, però comunque noi possiamo cominciare il nostro corso. Sì, riaccendiamo, Massimo, vieni. Scusami. Felice, vuol dire a Barbara se ci riaccendi il... Avvocato San Esposito che sta venendo, Salvatore, puoi sollecitare e lanciare la capa. Aspettiamo solo qualche istante, anche se c'è poi qualcuno che preferisce di farlo, facciamo un po' anche male. Anche se non sei dove stanno trovando, dovresti essere. Grazie per la presenza. Carlotta, invece. Carlotta, tuo sposo. Ah no, questo è qua. No, ma adesso ti sembra caldo. Effetto caldo. Se spostiamo un po' male il caldo. Andiamo in tempo. Se Rosaria qualcuno l'ha detto che cominciamo. No, se qui forse ti faccio, non vedo che mi fa. Era più che qui fuori stavo parcheggiando. Anche lo sai, Esposito ha avuto un problema, l'avvocato Esposito, con un incidente che c'era sull'autostrada, cioè una difficoltà di arrivo del prestito. Diciamo, possiamo?
Dunque, l'incontro di oggi, che è anche l'incontro che conclude gli incontri pre-estivi di tipo ordinario, chiamiamolo così, perché poi cominceranno quelli di luglio che saranno dedicati, come sapete, sempre alle questioni sanitarie, il mese interamente dedicato ad argomenti tipo sanitario. L'ultimo incontro di questo mese, la settimana prossima io non ci sono, quindi non ci sarà l'incontro abituale, è dedicato a un tema a me particolarmente caro per una serie di ragioni che riguardano gli studi che abbiamo fatto con il Ministero Sani su argomenti di questo tipo, un po' perché di recente noi ci stiamo occupando, Rosario Esposito fa parte di questo gruppo di ricerche, ma Rosario Esposito sta per arrivare, l'ho già detto, quindi siamo sicuri che ci sarà. Un tema che è quello del diritto tradito, del diritto in generale, di tutte le promesse che fa il diritto, che poi adesso c'è fresco, che molto spesso non mantiene. È un tema, dicevo, che noi all'Università di Sani abbiamo studiato molto, con i miei allievi da sempre ci siamo dedicati sia pur trasversalmente alle questioni del diritto ambientale, e soprattutto ai temi dello sviluppo sostenibile in un'accezione prevalentemente di tipo giuridico. Il diritto tradito di cui parliamo oggi e di cui abbiamo il piacere di avere due relatori, una che è la Maria Rosaria Esposito, che è una mia amica, collega di studio, perché è stata con me quando io ho fondato uno studio nella zona vesuviana, con lei abbiamo avviato una serie di impegni professionali, tra cui appunto quelli sulle questioni ambientali, e un nuovo amico della Fondazione, che è Massimo De Gregori, che viene in nome e per conto, quindi non solo ci racconterà la sua esperienza personale nell'ambito delle associazioni ambientaliste, ma di un'associazione ambientalista in particolar modo di cui non conoscevo l'esistenza, lo ringrazio di averci garantito questa opportunità di conoscenza, che è il CoReRi, il Coordinamento Regionale Rifiuti della Campania. Il tema ambientale legato al tema rifiuti è un tema anche che noi abbiamo sviluppato anche come gruppo di ricerca, perché sempre quando io sono stato direttore di dipartimento del Ministero del Sannio, il nostro gruppo di lavoro, che è composto, poi ci sono tre delle persone che facevano parte di quel gruppo di lavoro, tre mie allievi che facevano parte di quel gruppo di lavoro, ci occupavamo specificamente delle questioni legate ai rifiuti e redigemmo per conto della Giunta regionale della Campania anche quella che poi è diventata, con molte modifiche che l'hanno profondamente snaturata, la legge rifiuti della Regione Campania, l'ultima legge rifiuti della Regione Campania. Per la verità, quella legge, quell'originario impianto che nasceva da tutta una serie di approfondimenti tematici, è stata poi profondamente modificata, ma non è della legge che dobbiamo parlare della situazione emergenziale, continua ad essere una situazione emergenziale dei rifiuti in Campania. Quindi ne parliamo con Massimo De Gregorio e confidiamo che lui ci racconti, ci spieghi un po' qual è lo stato dell'arte, perché tu hai una visione abbastanza completa delle realtà campane. Il Coordinamento Regionale della Campania si occupa da anni del tema rifiuti a livello regionale e nazionale, svolgendo un ruolo di approfondimento e proposte riconosciuto anche sul piano internazionale da parte di organismi comunitari europei. Questo lavoro si è reso possibile con il contributo sul territorio dei saperi e delle esperienze. Ecco Maria Rosaria, venite a sedere accanto a noi. No, non di là, fa il giro dall'altro lato. Questo lavoro è reso possibile dal contributo del territorio, dei saperi e delle esperienze di oltre 80 realtà che lo compongono, persone attive e motivate che hanno saputo focalizzare problemi e soluzioni. Dalle lotte territoriali, salvaguardia di ambiente, salute e paesaggio, e dalla difesa dei diritti costituzionali. I diritti costituzionali è scaturita un'elaborazione comune che ha trovato realizzazione e sintesi in molti momenti di proposte e denunce, sino alla sottoscrizione di un testo guida che oggi costituisce la base della nostra posizione, della posizione del CoReRi, e definisce il paradigma della progettualità futura. Quindi salutiamo con un applauso Massimo De Gregorio. Incidente sull'autostrada, sì, su tutti e due i lati, entrambi i lati, sulla stessa carreggiata destra e a sinistra, quindi rallentamenti di chilometri, quindi comunque sei riuscito ad arrivare all'inizio, qui c'è un posto, ci sono dei posti,
il giro di giro dall'altro lato, qui c'è il nostro, la nostra ripresa che impedisce la visione. Allora diamo la parola, invertiamo, diamo la parola prima a Maria Rosaria, sì. Prima di Rosaria ci dà l'introduzione e poi diamo al Massimo l'opportunità di raccontarci del Corea e di quello che sono le esperienze fatte. Allora, lui, la sua esperienza è vasta riguardo alla campagna. Io posso parlare, parlerò della mia piccola esperienza che riguarda Terzigno, giusto per discarica Sari? Sari. Terzigno, che è nel Parco Nazionale del Vesuvio. Sì, sì, diciamo che ognuno di noi ha adottato una discarica, la mia è quella di Terzigno. E in pratica, per far capire come viene gestita lo smaltimento di rifiuti, come vengono create d'arte, ecco, diciamo, funziona così in campagna, le emergenze rifiuti affinché si superano tutta una serie di regole ambientali, costituzionali, della salute e si risolva il problema con un buco. Fondamentalmente in campagna un buco ha risolto e Terzigno di buchi ce n'ha tanti e ne abbiamo ancora, quindi siamo in pericolo costante, anzi abbiamo il buco più grande d'Europa. Se attaccano quello, modestamente avremo la discarica più grande d'Europa accanto a quella che è appena chiusa, accanto a un'altra che non è stata mai bonificata. Giusto per farvi capire la scelta, no? del luogo, nessun luogo è adatto a una discarica, chiariamo. Questo non significa che a Terzigno non la potevano fare, la potevano fare a Telese, no. È sempre un modo sbagliato di superare il problema, cioè mettere un telone e riempirlo di spazzatura, o di non avere problemi perché così è facile, si prende il sacchetto come si dice, anche perché quella di Terzigno è una discarica, chiariamo, per legge, per tal quale, cioè qualsiasi cosa, non era selezionato, non era secco, non era indifferenziato, era proprio quello che trovavano, quello portavano, quindi qualsiasi cosa, senza nessun controllo, quindi è veleno puro. Terzigno è un paese che, lo dice il nome, no? Tre volte bruciato dal fuoco, tre volte mangiato il nome, poi in realtà molto più, arriva quasi fino al cratere, poi in realtà si arriva da Ercolano, quindi la nascita del Parco del Vesuvio era un modo per valorizzare un territorio che da sempre, da quando sono arrivati i Greci a Napoli, quando i Romani hanno capito che in quella zona il vino era buono. E infatti noi a Terzigno abbiamo due ville romane, scoperte abbastanza recentemente, ville romane dove da Pompei venivano a fare il vino. E chi ci sta a fianco alle ville romane di Terzigno? Se vedete, perché un'altra piccola discarica, non quella, si chiama Cava Ranieri e non sta lontano, sta al centro del paese ed è una delle tante discariche di emergenza, cioè la appoggiamo un attimo e poi ve la veniamo a togliere. Questa qua sta appoggiata da 13 anni a fianco alle ville romane, è venuta a Striscia la Notizia con quello che serve un paio di volte ed è un bel lago di percolato praticamente, però questo è il centro del paese e a fianco abbiamo le ville romane, ma proprio a 200 metri una, 500-700 metri un'altra, e i gioielli d'oro trovati in quelle ville stanno al Museo Nazionale di Napoli e hanno fatto il giro un po' del mondo, quindi i nostri gioielli vengono mostrati in tutto il mondo e noi dove abbiamo trovato i gioielli abbiamo una discarica. Vabbè, tanto per accorciare le cose, nel 2007, dopo una delle tante emergenze, viene individuata Terzigno come sede della discarica. Cava Pozzelle, che è una cava, diciamo, all'interno di un'altra discarica mai bonificata, perché la Sari, il perimetro della Sari è molto grande. Sari è una società privata, perciò si chiama così, è una sigla. La città, il paese, insomma, protesta, manifestazioni, cose eccetera eccetera all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio e allora qualcosa funzionò allora e decisero di la legge cambiò e si decise che a Terzigno potesse venire solo la FOS, cioè che la frazione organica stabilizzata più o meno inesistente in Italia, perché significherebbe vabbè che una parte di raccolta differenziata funziona, ma non abbiamo neanche quella, perché non si fa in Italia raccolta differenziata come si deve. Comunque vabbè, cambia governo, cambiano le emergenze, ne arriva un'altra più forte, più potente,
E con un decreto legge, perché queste cose si fanno per decreto legge, altrimenti il giochetto non funziona, poi convertito in legge, la 123.08 si stabiliscono una serie di discariche, tra cui la SAI a Terzigno. E con questa legge, dedicata diciamo alle discariche, si stabiliscono tutta una serie di deroghe. Questa cosa la devo dire perché le leggi speciali che nascono intorno all'emergenza dei rifiuti hanno qualcosa di allucinante. La legge 123.08 ha un articolo, l'articolo 18, che è 4-5 pagine di deroghe, perché altrimenti il gioco non funzionava. E una delle deroghe, per esempio, tanto per farvi così saltare sulla sedia, è la deroga a una norma della comunitaria per l'impermeabilizzazione delle discariche. Quindi quella legge deroga alla impermeabilizzazione delle discariche e alla sicurezza dell'impianto. Io non dico che non sia stata impermeabilizzata, dico che la legge permetteva ciò, perché tutti i danni successivi ad inquinamento eccetera potrebbero trovare una spiegazione sul fatto che non hanno fatto tutto a norma di legge. Se c'è una deroga, la norma di legge viene rispettata. In realtà la legge originaria non è stata rispettata per legge. Per legge, esatto. Quindi è un non rispetto della legge per legge. Per legge. È un paradosso, ma è tutto italiano. Per esempio c'era una deroga agli appalti pubblici che vengono superati con gli appalti diretti, diciamo, per conoscenza perché c'era l'emergenza, al fatto che per esempio chi stesse all'ingresso della discarica non potesse chiedere il camion che stava scaricando, perché era tutto fatto ad hoc, perché quella zona militarizzata, perché poi ricordiamoci che quando si fa una discarica diventa, se non zona militare, diventa una sorta di zona dove non si può accedere, non è proprio militare, non si può accedere se non con permessi speciali, e neanche la procura può accedere. Perché un paio di volte ci è capitato che il magistrato volesse indagare, che la procura di Nola facesse finta di indagare, e vengo ripresa, mi prendo la responsabilità di quello che dico, e però no, non è potuto entrare, sono dovuto una serie di permessi a catena per accedere alla discarica. Quello che voi, non so se vi ricordate, gli incidenti, le cose, le manifestazioni, Terzigno ha assunto un po' di pubblicità, diciamo, perché ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato e abbiamo fallito, lo dico tanto chiaramente, perché mentre i cittadini protestavano, allora, mentre molti dei cittadini hanno cominciato a protestare quando la puzza è diventata insopportabile, è giusto, è così, perché avrebbero dovuto cominciare prima, questo è vero, come dal 2007, ma di fatto però nessuno può imporre ex legge a qualcuno di non respirare. E in quel periodo, nell'estate del 2010, non tanto a Terzigno paradossalmente, ma nei paesi vicini non si respirava. Ma non si respirava al punto che mi raccontava un'amica di mia figlia, che abitava proprio al confine, che si addormentava con la finestra aperta e si svegliava vomitando. Questo era il modo di vivere di quattro paesi intorno a una discarica a norma di legge. Era norma di legge. E quindi sono iniziate queste proteste, anche perché poi dalle analisi delle falde acquifere, no, meglio, dalle analisi dei pozzi spia, perché ci sono sempre dei pozzi spia intorno alle discariche, analisi che sono state rese note, diciamo, per un documento un tantinello trafugato, perché non erano state rese note. Sì, sono scoperte tutta una serie di, non sono segnato, Aldrin, benzopirene, è uscito di tutto nell'acqua, tutto tranne H2. E allora questo ha fatto infuriare ancora di più la popolazione, tenendo presente che il Terzigno, un po' scorrere tre case, sono paesi che hanno molto di vocazione agricola. C'è la Lacrima Christi, che è un vino DOC, ci sono i pomodori, sono albicocche, cioè, c'è tutto un mondo che ruota intorno, qualche agriturismo, qualche ristorante, la morte sociale, proprio la morte di tutto, perché nessuno comprava più il vino, perché adesso ancora, mi dice un amico che ha un'azienda e produce la Lacrima Christi, che
vogliono l'analisi del terreno, l'analisi delle acque, prima di comprare il vino. Fortuna vuole che le viti non pescano, diciamo, dalle valli acquifere, quindi diciamo forse si è salvato l'uva di Terzigno, ma in quel periodo invece è morto completamente perché nessuno se l'è comprato e i contadini, per non venderlo a prezzi diciamo da ricatto, l'hanno fatto morire sulle piante, sì, non hanno neanche vendemmiato, per principio bene hanno fatto. E quindi diciamo, però io dico, è fallita la protesta dei cittadini, perché la protesta dei cittadini era fermate, chiudete la Sari, fermate, fateci capire che sta succedendo. E invece quello che si è ottenuto, oltre al fatto che vabbè, insomma, per la prima volta in vita mia mi sono trovata di fronte le forze dell'ordine che diciamo proteggevano il passaggio dei compattatori, che la folla tentava di non far passare. Per la prima volta ho visto quello che succedeva e ho visto quello che trasmettevano in telegiornale, e sono due cose diverse, quindi adesso diciamo non credo più alle notizie che leggo e che vedo, ma non credo neanche a quello che fanno vedere, perché quello che facevano era tagliato in modo che per la prima volta ho visto caricare senza motivo con i gas lacrimogeni, poi ci siamo andati a pescare, erano pure scaduti, non che non facessero male, erano scaduti, ma per dire, neanche i gas lacrimogeni in corso, neanche quelli, vero, pure quello. Perché c'è stata una violenza inaudita rispetto a delle persone che protestavano perché non riuscivano a sopravvivere in quel momento, che era la puzza, non andava bene qualsiasi cosa, insomma. E siccome io sono cresciuta in una famiglia con un padre dirigente dello Stato che mi ha sempre insegnato che le regole si rispettano, la legge eccetera eccetera, non è che la carta te la tieni 100 anni finché non trovi un cestino eccetera, e poi mi sono laureata in giurisprudenza con tutta una serie di norme, di leggi che pensavo dovessero essere rispettate, come ho scritto recentemente perché qualcuno mi ha chiesto, dal 2010, come dire, Alice nel Paese delle Meraviglie è morta, non lo sono più. E quindi in certe circostanze e per certe situazioni si combatte contro la norma sbagliata. La nostra lotta in quel momento era contro lo Stato. Mi sono trovata per la prima volta a essere contro legge, insomma, è stata un'esperienza diversa per me, sconvolgente, però il ragionamento è questo, che se una legge è sbagliata, se c'è qualcuno che ti impone per legge la rovina della salute del tuo territorio, sia pure economica, oltre che, ma non solo economica, diciamo per l'inquinamento, allora tu sei dalla parte della ragione e gli altri sono in torto. Quindi da quel momento, e Felice lo sa perché poi mi ha seguito anche se da lontano rispetto alle cose che gli facevo leggere, alle cose che gli raccontavo, da quel momento è iniziata in maniera un po' più assidua, un po' maniacale, è diventata un po' talebano il compagno, che lo erano già, perché io li ho conosciuti in quel momento storico, in rete diciamo tutti quelli che agiscono in nome e per conto dell'ambiente, seriamente però, senza farsi comprare dalla politica o farsi comprare appunto, perché ci sono anche queste diciamo associazioni pseudoambientaliste che di nome ma non di fatto, non ho più smesso, e non ho più smesso perché noi abbiamo perso, perché la Sari si è chiusa solo perché satura, perché prima c'era un buco, adesso c'è una montagna, perché sta all'interno di un'altra discarica che non c'è stata bonificata, e poi mi hanno detto è inutile che vi prendiamo in giro, tanto in un terreno vulcanico le bonifiche non servono a niente, cioè noi abbiamo la certezza assoluta che anche se vengono, la prendono, la portano da un'altra parte, di fatto noi siamo contaminati ora e per sempre. E in tutto questo diciamo la mia forma mentis mi ha portato a fare quello che ho sempre fatto, quello che faccio ancora, l'avvocato, e allora
che facciamo? Facciamo finalmente, il sindaco ci dà un mandato, perché poi tutti i sindaci d'intorno hanno fatto finta e poi invece facevano altro. Finalmente, così a furor di popolo, il sindaco ci rilascia una firma, l'accetto nonostante io, come dire, mi sia trovata in contrapposizione poi con lo Stato, quindi dallo Stato a scendere fino al sindaco con tutti i vari livelli, prefetti, eccetera, eccetera. E allora tentiamo questo ricorso al TAR Campania contro un ulteriore provvedimento di ulteriori altri tonnellate che dovevano andare alla Sare, non ci trovavamo quei conti, non corrispondeva niente, era tutto sbagliato, era tutto. E quindi vi racconto questo come ultima cosa per farvi capire che è un meccanismo perfetto, talmente perfetto che nessuno esce vincitore, no? Neanche loro che l'hanno organizzato, perché poi la morte di un territorio è la morte di tutti. Però è perfetto, è una sorta di organizzazione criminale che non ha una falla. E quindi chiediamo la sospensione di questo provvedimento, che secondo me era sbagliato, anche proprio facendo le somme matematiche non ci riusciva, la matematica non è un'opinione, e il TAR ci risponde, o meglio, il TAR rigetta la sospensiva, quindi è inutile tutto il resto del ricorso, e non ci risponde. Ci risponde senza darci la risposta. Perché la sospensiva al TAR si chiede per un pericolo attuale imminente, e rispetto al pericolo non dà nessuna risposta, e quello che dice tra una chiacchiera e un'altra è che probabilmente bisognava impugnare la gestione del, noi ovviamente abbiamo trovato tutta una serie di falle anche alla gestione della gestione della discarica, come se la gestione della discarica fosse un atto amministrativo, cioè il TAR mi dice che io devo impugnare la gestione, come se la gestione fosse un atto amministrativo che io posso impugnare. Mi rivolgo a lui, che capisce l'assurdità giuridica di quello che mi dice il TAR, che rimane fino a mezzanotte a discutere della nostra situazione, nonostante gli avvocati di controparte abbiamo trovati noi poveri illustri sconosciuti con l'avvocato dell'Avvocatura dello Stato, la Regione, la Sarpona, tutti i grandi avvocati di Grido, cioè noi Terzini sicuramente un nome che non significa niente, sono usciti convinti che noi avessimo vinto, e poi il TAR rimane fino a mezzanotte, il giorno dopo rigetta la sospensiva e non ci risponde, e però abbiamo perso. E quindi anche lì io dico la giustizia, che non è giustizia, perché non solo rigetta la nostra istanza, ma non si degna neanche di risponderci. E dove invece, per esempio, l'ente Parco Vesuvio ha ottenuto una vittoria, perché di fatto l'ha ottenuta, perché è stata accolta il ricorso della sospensiva dell'ente Parco in un'altra situazione, insomma, sì, se guardava sempre la Sari, il TAR risponde che sì, effettivamente non bisognava rovinare l'ecosistema perché la bellissima, perché il Parco Vesuvio è riserva UNESCO. No? Allora giustamente ci mettiamo una discarica, non è serve un esco. Quindi aveva ragione la flora, la fauna, le acque, no? E dice sì, in effetti l'ente Parco Vesuvio ha ragione, e quindi bisogna ripristinare, perché il parco aveva chiesto il ripristino dello status quo ante, non prima di che cominciasse proprio a sversare, e il TAR risponde sì, avete ragione, il ripristino dello status quo ante deve essere ordinato nel senso che bisogna stoccare i rifiuti in maniera corretta. E questa è l'altra risposta che ha dato il TAR, e quindi alla fine non ci siamo andati più. Diciamo che tra me è finito il film con il TAR Campania. Allora, tutto sta però, allora, sembra un discorso negativo, nel senso che abbiamo fallito, abbiamo un altro buco che si chiama Cava Vitiello. E la prossima emergenza mi aspetto che la risoluzione del problema della Campania e anche di altre regioni, perché è talmente grande che risolviamo il problema, Terzigno risolve il problema a due o tre regioni intorno, anche alla Sicilia, che è il problema c'è. Tutto si risolve solo se Pelese, come ogni altro paese di questo universo, prende coscienza del fatto che
la corretta gestione dei rifiuti, una corretta talebana, cioè non con un impiantino piccolo che inquina poco, non con i biodigestori che fanno una cosa che fa male e li fanno passare come la nuova tecnologia, come me la spiega meglio di me, non col piccolo inceneritore che adesso ci vuole fare il nostro ministro dell'ambiente, perché sennò ci fanno la multa, per carità, e poi non ci possiamo mai pagare questi milioni di euro di multe, ne spendiamo 10 milioni di euro per fare degli inceneritori e non sappiamo neanche che ci dobbiamo incenerire, perché tutta questa quantità di rifiuti noi neanche la produciamo, se vogliamo contare proprio i quintali di rifiuti, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo prendere coscienza che il futuro della nostra regione avrà un futuro solo se finisce questo stato di cose, se capiamo che l'emergenza rifiuti viene creata quando deve essere emanata una legge diciamo speciale per superare una serie di situazioni, perché la prima legge, ecco, se mi dirò, la legge numero 1 del 2011 è dedicata tutta alla Campania ed è una legge in cui per legge esce Cava Vitiello dal novero delle discariche, perché l'unica cosa che abbiamo ottenuto, ma non era quello il risultato che volevamo ottenere, è che Cava Vitiello per ora non diventerà una discarica, però per esempio per legge si può buttare il biodigestato per colmare le cave, e questo è una cosa è sottile, è sottile, diciamo, questa cosa, ma fa capire che come dire, il disegno criminale parte dall'alto e arriva fino in basso e nulla è lasciato al caso. Però adesso questa cosa ve la spiega lui. Vi dovete informare, dovete leggere, perché se qualcuno vi vuole far firmare per esempio una legge che si chiama Rifiuti Zero, e ve la dovete leggere e non la dovete dare la firma, non dovete firmare, così come non si firmano le cambiali in bianco, non si firmano gli assegni senza verga, così tutto ciò che riguarda l'ambiente e la salute va esaminato, va studiato. Non delegate più niente a nessuno, perché i nostri sindaci hanno delegato, forse si sono anche fidati e ci hanno distrutto. Però il cittadino non deve delegare né al sindaco e né a nessun altro. Informatevi, leggete. È sopravvivenza. Noi siamo in Campania, siamo al limite della sopravvivenza per l'inquinamento e per la strage già in atto, anche il Terzigno, stanno succedendo le cose pazzesche, di questo non voglio parlare, non sono da parlare di malattie oggi, sono da parlare della presa di coscienza, a me perché ho avuto il problema, forse qui lo vedete di meno, un po' di meno, ma c'è, un po' di meno, ma non vi distraete, ci siamo distratti, ci siamo separati, abbiamo litigato tra di noi e il risultato a Terzigno è stato quello che avete visto al telegiornale. Succede ovunque. Questo è il mio messaggio. Beh, diciamo che voi avete visto un pezzettino piccolo come un granello di sabbia in un oceano sconfinato in piena agitazione. Ve la dico così perché anche questo ritengo che sia insufficiente per spiegarvi il disastro che noi stiamo vivendo. Questo perché il tradimento è quotidiano. Non so se avete sentito il sentimento con cui lei diceva queste cose. Io vengo da una famiglia di carabinieri, il fratello di mio nonno era un generale dei carabinieri, 7 ufficiali dei carabinieri, alto senso dello Stato. Per poco non facevo anch'io quel tipo di carriera. Diciamo che non ho fatto il carabiniere, ma la formazione è rimasta quella lì. Qualcosa che è giusto e condiviso con tutti e parte dal principio che diceva Aristotele della politica è l'interesse comune, è l'interesse di tutti. La politica è la rappresentazione verbale o nei fatti dell'interesse di tutti. Ecco, il tradimento che titolo poi di questo intervento, in realtà è quello che avviene tutti i giorni. Voi tradite il vostro istinto di sopravvivenza nel momento in cui non fate la vostra parte. Come si fa la vostra parte? La vostra parte, dico la vostra,
io, come dice lei, faccio il talebano, in realtà non è che mi sento come un talebano, mi sento uno qualunque, però la mia parte la faccio pure, sono un qualunque talebano. Come lo faccio? Lo faccio innanzitutto, come dice lei, informandomi, cercando di capire quali sono i trucchi, quali sono i tradimenti quotidiani che ci rifilano. Non per niente noi ci troviamo in una situazione di disastro ambientale di queste proporzioni grazie al fatto che la popolazione non era a conoscenza. Quando hanno messo le prime discariche a Terzigno piuttosto che a Caserta, il problema era la conoscenza. Io mi sono domandato perché sono arrivati a Savignano Irpino. Sono andato una notte a Savignano Irpino. Siamo andati anche una notte a fare una riunione a Savignano Irpino. Quando siamo arrivati lì abbiamo trovato due ragazzi, poco più che ventenni, 300 abitanti, un copruzzolo di montagna e la voglia di mettergli tanti rifiuti, tanti, perché erano deboli, loro erano l'anello debole. Io me ne sono fatti decine di anelli deboli in questa regione e ogni tanto me li faccio anche fuori dalla regione. Perché vi dico tutto questo? Perché nel momento in cui loro vedono che arriviamo noi piuttosto che altri, e ci mettiamo in piazza insieme a loro, gli diciamo, loro non sono soli, non provate a venire qui, perché qui loro non sono soli, cambiano le carte in tavola, perché loro sanno benissimo che come una volta il buon Bertolaso in un momento di crisi di nervi alla trasmissione Ambiente Italia disse, c'è un'organizzazione tecnicamente preparata a contrapporsi a quello che faccio. Io ero davanti alla TV e ho detto presente. Sì, è una questione di orgoglio, ma perché? Perché in realtà io mi rendo conto che voi, nella provincia di Benevento, in quello che io ritengo uno dei ultimi baluardi ancora protetti dalla distanza da certi problemi, in realtà non lo siete. Noi un giorno siamo partiti dalla Campania, in 7 siamo andati a Genova, ci siamo incontrati con varie organizzazioni più o meno conosciute del nord Italia, siamo arrivati lì, li abbiamo fatti parlare per 4-5 ore, poi siamo arrivati lì, abbiamo fatto il nostro intervento, io ho fatto tutta la spiegazione del decreto 90, legge 123, dove si sospendono i diritti civili di solo i cittadini campani, solo i cittadini campani perdono il loro giudice naturale, che è un diritto costituzionale. Voi non avete il diritto rispetto ad altri cittadini della stessa Italia. Noi siamo andati lì, io ho finito tutta quanta la presentazione, ho detto, bene, noi non abbiamo nulla da chiedervi. Io vi dico, ho coperto con la mano la scritta Campania, e ho detto, vi ricordo che la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, il Lazio, la Puglia, la Campania, la Calabria, la Sicilia, le Marche, sono in emergenza rifiuti. Che cosa gli costa togliere questa scritta Campania e metterci il nome delle vostre regioni? La sera stessa abbiamo fondato il Coordinamento Civico Nazionale, perché quando si affronta la realtà della morte, la morte non solo quella del cancro che ti viene perché vivi vicino a una discarica. Venerdì ho fatto un convegno a Caserta dove il delegato provinciale dell'Associazione Medici per l'Ambiente ha presentato uno studio dei medici di base su quelli che vivono intorno alla discarica. Si muore il triplo se vivi a meno di 800 metri. È una soddisfazione, c'è gente che vive abita a 400 metri da 6 milioni di metri cubi di rifiuti, 6 milioni di metri cubi, e domani mattina se vi reputano deboli non vi costa nulla venire qui e dire ah, questo com'è bello questo parco di Grassano, gli togliamo l'acqua, sì, e ci facciamo un bel brodino. È successo alla discarica di Louttero, che nelle organizzazioni a livello nazionale è un emblema, perché è l'unica discarica che tecnicamente, giuridicamente è ancora aperta, ma è chiusa da due ordinanze di sequestro. Le ipotesi? Un po' di Louttero ce l'abbiamo, no, pure noi. Sì, sì, però voglio dire, l'ipotesi ventilata dell'imputazione è disastro colposo irreversibile in atto collusivo tra funzionari dello Stato. Bello. Bellissimo, io avrei voluto combattere dei criminali, ma non quelli che stanno a sventolarsi
un pezzo di carta in nome del popolo italiano. Io mi immaginavo, che ne so, uno dei casalesi, uno che spara la mattina per colazione, cioè uno di questi. Non uno che entro in un ufficio dello Stato e me lo trovo di fronte. Ecco, questo è il tradimento del diritto. Il diritto tradito è questo. È il fatto che voi non avete coscienza di quello che sta accadendo. Voi non vi rendete conto che il pericolo è lì fuori. Voi non vi rendete conto che tra il piccolo inceneritore di San Salvatore Telesino, Maria Pia il testimone, come ci stava l'impianto della Luminosa a Benevento, come ci sta la discarica spezzata in due da una strada nell'area industriale di Benevento. Quello l'ho scoperto per caso, un giorno sono andato in casa e ho detto, ma se due compagni hanno una faccia strana, mi sembrano quasi un bel panettone messo qui, e in effetti poi ho scoperto che era una discarica. Ce le nascondono in mezzo alle case. Sant'Arcangelo Trimonte hanno speso, se non sbaglio, 22 milioni di euro per mantenere una cosa che nessun essere, ma nemmeno extraterrestre avrebbe mai pensato, cioè quello di mettere una montagna di rifiuti in cima a una collina. Ma serra? Friabile? Serra non è friabile. Ma magari era, e magari era roccia. Almeno dice, vabbè. Sì, quelli sono smottamenti, però voglio dire, questo perché accade? Accade perché la popolazione non è cosciente. Non è cosciente e non è stata cosciente nel momento in cui, quando andammo io e un rappresentante del WWF di Benevento, andammo, ma scusa, cioè, c'è una discarica, ci sono gli tsunami di percolato che inquinano il torrente che c'è sotto. Ma perché scavano di fronte? Che senso ha scavare di fronte? No, ma noi dobbiamo spostare i piloni della luce. Si fanno decine di buchi per spostare dei piloni della luce, piloni della luce che sono il collegamento tra la Puglia e la Campania, dell'intera rete elettrica che guarda caso passava proprio sotto la discarica, e grazie al fatto che qualcuno ha avuto la genialata di mettere una montagna di rifiuti su un comuzzolo di argilla, sta franando, ha deciso di muoversi. Einstein diceva che l'uomo ha deciso la propria estinzione nel momento in cui ha pensato di poter controllare la natura. Ecco, Sant'Arcangelo Trimonte è l'esempio del fallimento. Fallimento dell'intelligenza umana. E quella gente non è che ho deciso io o un pazzo di mandare lì, siete voi con le vostre scelte. Quello è il diritto tradito, il vostro diritto di scegliere consapevolmente. Quando nel vostro condominio decidete di dare una delega alla persona, non è che fate la delega, mettete una firma che dice chi la vuole se la prende. No, vi andate a scegliere il condominio, è un sistema di scala. Loro lo sanno tutto questo, ed è questo che sfruttano. Detto per quello che significa la parola stessa, sfruttano la vostra ignoranza. Più siete ignoranti voi, più loro riescono a fare tutto. Anche perché il meccanismo è sempre lo stesso. Vi posso fare un piccolo esempio. Questo libro si chiama L'inganno dei termovalorizzatori. Non si chiama mica una tecnologia inadeguata. No, l'inganno. Si chiama inganno semplicemente perché ci dicono che è successo per quello di Acerra, dice no, quello inquina meno di qualche automobile. Come fa qualche centinaio di migliaia di tonnellate di rifiuti a inquinare meno di qualche automobile? E che? Voi ci avete creduto? Io no. Spero anche voi. Ma non solo perché è una questione di dimensioni, ma perché è assurdo credere che si possa distruggere per poter risolvere un problema. All'appendice di questo libro, non lo dico per presente libro, non era mia intenzione, ma questo è l'esempio di questi meccanismi. Noi mettiamo un po' di che fare, che è un appendice per coordinamento in anni di elaborazioni, perché vi assicuro, noi non è che da una mattina all'altra abbiamo detto abbiamo avuto la grande idea, no, ci abbiamo lavorato su. Ogni volta che un'azienda ci chiama e ci dice ma abbiamo sentito parlare di quello che fate voi come lavoro di studio, volevamo proporvi, perché succede, proporvi una tecnologia che secondo noi è risolutiva, noi ascoltiamo. Noi non siamo quelli del no. Siamo quelli del sì, sì al riciclo totale della materia. Noi non possiamo prescindere dal fatto che siamo esseri naturali. La natura ci ricicla. Io vi dico, come si dice, una battuta brutta,
è stato uno dei pochi momenti in cui mi sono veramente innervosito con un interlocutore. C'era un signore che è arrivato allo stremo a giurare persino sui propri figli che gli inceneritori erano l'unica soluzione che l'intelligenza umana avesse potuto inventare. Io ho detto: pensa, guarda, sono stanco, immagina, persino uno stronzo come te la natura lo recita. Ed è la verità, non gli ho detto una bugia, perché lui non si rende conto minimamente, non aveva minimamente informazioni su tutto questo, però il fatto che una cosa pericolosa come il rifiuto diventasse più piccola, ma anche se molto più pericolosa andava bene perché era più piccola, ecco, quello era l'utopia che ci hanno venduto nel ciclo integrato dei rifiuti. Io prendo qualche cosa, la uso, poi non so che farmene, la distruggo in qualche maniera, in pacchetto piccola piccola la metto in un angolo. Voi pensate a fare questo con tutte le cose di casa vostra, scegliete una stanza e incominciate a riempirla. Arrivate a un certo punto, la stanza è piena. Che fate? Cominciate con un'altra? E poi quando sono finite? Noi andiamo a casa, ci cambiamo i vestiti, li laviamo e li usiamo. Noi potremmo prendere una bottiglia, lavarla e riusarla. La scelta politica ed economica di quelli che sono i vostri diritti di persistere su questo pianeta, perché noi ne abbiamo un altro, cioè abbiamo solo questo, è il motivo per il quale noi possiamo continuare quell'istinto naturale di proseguire, come si dice, la nostra genia su questo pianeta. È il fatto che quando entrate in un supermercato dovete fare delle scelte. È il vostro diritto scegliere, ma è il vostro anche dovere nei confronti delle generazioni future. Il tradimento comincia da voi, comincia tutto da voi. Ora è ovvio che loro hanno tutti gli strumenti. Prima giustamente le diceva una cosa molto semplice, dice sì, ma nel momento in cui io derogo sono a norma di legge. Bene, benissimo. Qual è il nostro compito? Quello che ha detto lei, combattere con ogni mezzo disponibile che la democrazia ci dà a disposizione, ogni forma possibile. Un giorno noi siamo arrivati a ragionare su quello che potevano essere i nostri interlocutori delle istituzioni, perché dobbiamo distinguere, una cosa è lo Stato e lo Stato siamo noi, sono i cittadini e le leggi che si danno, una cosa è il potere costituito, che è il governo, coloro che eleggiamo per usare quegli strumenti democratici. Ecco, noi un giorno abbiamo deciso, abbiamo detto: quali saranno le ulteriori soluzioni? Cioè, se questi interlocutori che noi abbiamo davanti non sono in grado di comprendere le nostre ragioni, cosa possiamo fare? Una delle prime cose che io mi sono permesso di dire, ho detto: bene, se noi abbiamo una discriminazione giuridica nei confronti dei cittadini campani, possiamo chiedere a loro una forza di interposizione militare, come fanno tutte le etnie di questo pianeta quando hanno uno scontro giuridico col proprio Stato, in cui lo Stato non li riconosce. Quindi il Kurdistan, problemi dell'ex Jugoslavia, avevamo il diritto. Siamo andati a Bruxelles, abbiamo detto: signori cari, voi finanziate questi cialtroni, quelli che noi reputiamo dei cialtroni, a torto o ragione che sia, noi abbiamo le nostre opinioni e in questo paese ancora è possibile esprimere certe opinioni, non è detto che te lo facciano fare per sempre, però che cosa succede? Noi siamo andati lì e abbiamo detto: voi finanziate questi meccanismi, noi sappiamo che questi meccanismi non funzionano. Voi volete finanziare queste persone non si preoccupano di applicare le norme europee, si preoccupano di derogare le norme europee dicendo che le stanno applicando, che è una cosa diversa. Noi abbiamo incontrato il commissario di Abucella e quando l'abbiamo incontrato a Napoli abbiamo fatto vedere quello che era stato firmato il giorno prima, era l'esatto opposto di quello che gli abbiamo detto. Non sto qua a dirvi le risposte, perché io come cittadino italiano mi sono vergognato, ma non di essere italiano, di avere quella rappresentanza, che è una cosa completamente diversa. Io mi sono vergognato perché i miei concittadini non avevano l'intelligenza, la cultura della delega, che non è una delega in bianco. Io, come lei lo ha fatto sul piano giuridico, io ho fatto delle scelte politiche, le scelte quando acquisto, le scelte non dell'interlocutore perché parlo con tutti, ma le scelte di coloro che possono in qualche maniera portare avanti le mie idee.
diceva il buon Benedetto Croce, non sarò io il portatore delle mie idee, saranno le mie idee a dilagare. Ma benissimo. Io quando nel lontano 1985 con una piccolissima associazione di Napoli si parlava di raccolta differenziata, eravamo orgogliosissimi. Poi ci hanno seguito tutti in Europa. Pensate che in Germania in questo momento il partito di governo è verde, c'è il 23% dei voti. In Germania hanno usato i nostri rifiuti, li abbiamo pagati per farli prendere, abbiamo pagato per prenderci la differenziata che loro hanno fatto con i nostri rifiuti, con il rimanente che non si poteva riciclare ci hanno fatto un po' di cenere perché se no l'impianto era antieconomico, quello di Düsseldorf l'avrebbero chiuso, ma non hanno voluto semplicemente incenerire, avevano bisogno di cenere. Perché? Poiché loro hanno deciso di chiudere i loro impianti nucleari, avevano messo le scorie nelle miniere di San Gemma, la radioattività aveva sciolto il sale e l'acqua stava infiltrando. Per cui quella cenere gli serviva. Non erano scemi che bruciavano i rifiuti al posto nostro. Ci hanno venduto i 2/3 di quello che gli davamo a pagamento, ce l'hanno venduto come materia seconda. Voi vi rendete conto che noi cittadini italiani rappresentiamo il fallimento. Perché ci siamo traditi? Non che ci siamo traditi, loro hanno soltanto approfittato. E il nostro diritto di tutelare le generazioni future sta nell'esercitare tutto questo. Noi come coordinamento regionale ci siamo messi in tanti anni a discutere di ogni forma possibile di gestione di questo meccanismo. Siamo arrivati a rielaborare molte volte i nostri studi su una tecnologia piuttosto che un'altra e abbiamo concluso che esiste la tecnologia disponibile per poter fare tutto questo. Ha bisogno di tempo, ha bisogno di educazione della popolazione che deve smettere di essere funzionale alla creazione del tal quale che copre i rifiuti tossici. Perché in Italia ci sono 24 milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Noi in Campania non abbiamo l'industria pesante, però siamo una delle poche regioni che importa rifiuti tossici. Per legge. Cioè, no. Pensate che lo facciano solo i casalesi, No. C'è stato qualcuno che ha detto, vabbè, però prima che entrino in Campania almeno diamogli una norma, cioè cerchiamo di almeno di autorizzarli a farlo entrare, poi che non sappiamo che fine fanno, quello non lo sappiamo. Cioè, perché non c'è la tracciabilità. Però è strano nel momento in cui voi andate in una campagna e trovate il bidone azzurro, poi trovate il bidone marrone e poi un giorno vi portate, perché poi succede, come coordinamento regionale abbiamo portato un gruppo di 25 giornalisti della Federazione della Stampa Internazionale, mentre Bertolaso diceva, signori cari, non vi preoccupate, brucio tutto io da Cerra, per cui il problema è risolto. Noi abbiamo portato a vedere le discariche a norma a tutti i giornalisti. Quando siamo arrivati davanti alla discarica di Maruzzella 3, vi dico cosa mi ha detto la giornalista cecoslovacca, ha detto, ma perché ci sono tutti quei gabbiani su quella montagna? Ho detto, quella non l'ha fatta Dio, quella l'ha fatta la stupidità umana. Ha detto, in che senso? Ho detto, quella non è una montagna, quella che vedi lì giù, alta quasi 100 metri, è Monezza, e quella ce l'abbiamo noi. E quei gabbiani sono l'esempio del tradimento. Ci hanno detto che quello è materiale quasi differenziato, quasi, tolto i metalli, qualche altra cosa. Quello è il materiale che è stato biostabilizzato, anche invece di mettere pure queste belle paroline, le cose. Col in realtà, bio davanti. Col bio davanti, cioè tutto. Sì. Vabbè, certo, quindi escrementi su bio, però non è che ce li mettiamo a tavola. La questione però qual è? È che quando tu vedi, vi assicuro, il cielo coperto dai gabbiani, senza un metro quadro libero, senza un metro quadro libero il cielo di gabbiani. Sul Vesuvio abbiamo avuto i gabbiani. Però tenete conto che quando loro hanno visto tutto quanto questo abbiamo fermato il pullman, sono scesi tutti quanti con le telecamere, siamo stati circondati dai militari, i quali ovviamente nel momento in cui i giornalisti abbiamo detto occhio, questi ora cercheranno in qualche maniera di bloccarvi le riprese e tutto, loro hanno incominciato a inquadrarli, lì si sono disorientati talmente tanto che hanno visti scendere talmente tanti da lì tutti con le telecamere, hanno detto qui se facciamo la figuraccia sono giornalisti italiani, capitemi.
questi sono stranieri. Questi sono quelli modello americano che prendono il premio Pulitzer e mandano il presidente degli Stati Uniti a casa, questi non sono scemi. E se li ho visti bene, perché hanno preso quelle fotografie e ci siamo trovati sulla prima pagina del Newsweek, casetta e sui rifiuti, ci siamo trovati le pagine su Le Monde, su Der Spiegel, prima serata sulla CNN. Ecco, c'era qualcuno in Italia che si lamentava e diceva sì, ma questi maledetti ambientalisti continuano ad andare in giro a scoprire gli altarini. Appunto, grazie a quegli altarini, grazie a tutte quante queste cose che noi abbiamo fatto, mentre c'erano altri a guardarsi la Formula 1 piuttosto che a leggere il Corriere dello Sport, io mi sono perso 3 compleanni delle mie figlie, compreso il primo compleanno della mia seconda, perché invece di stare a casa andavo a fare le ronde, andavo in giro a vedere cosa succedeva di strano, cose che non andava. E guardate il caso, allora non gli hanno risposto. A tutti gli altri che rispondono e poi li condanno, ma non i cittadini. Perché poi, dalle mie parti, io sono napoletano, si dice voce popolo, voce di Dio. Guarda caso, quando ci si preoccupava di che cosa si buttava nella discarica l'oltre, poi c'era qualcuno che dall'ufficio del commissariato di governo diceva mischia bene, se no se ne accorgono. Ci sono le intercettazioni telefoniche, non lo dico io, è oggetto di processo, per cui non vado avanti a questo discorso. Noi siamo parte civile nel processo, va benissimo. Ok, però è questo. Per cui è bella l'eccellenza del genio umano nel canto che abbiamo sentito prima, però la realtà è cruda, è tutt'altro. È lì fuori e spesso ci passa sotto il naso e non la sentiamo a meno che non puzzi. L'ho detto lei, a meno che non puzzi. Ma quando arriva la puzza, signore, è troppo tardi. È come quando un carissimo amico veniva sempre nelle conferenze con me in piazza. Diceva, perché io sono di famiglie che hanno avuto morti in famiglia. La signora ne aveva 19 nella propria famiglia, era rimasta sola. Un giorno sono andato a farmi una semplice radiografia e l'ho trovato in un laboratorio in fianco. C'è un tumore alle ossa. Continua a venire a fare le manifestazioni e dire, io prima vi dicevo che poteva capitare a qualcuno, non ci è capitato a me. Voi siete disposti a tornare a casa e far finta di nulla? Voi avete questo coraggio, perché noi siamo i folli, noi siamo quelli che hanno perso la ragione. Ma voi, coscienti, ce l'avete il coraggio che noi non abbiamo di tornare a casa e dire abbiamo fatto finta di nulla, siamo i folli che combattiamo? Voi dovete tornare a casa, dire ai vostri figli, ai vostri parenti, ai vostri genitori ignari. Io ho sentito delle cose terribili, ma andrò a sentirmi in un altro concerto. Piuttosto che quando vedo il telegiornale gli credo. Io ho avuto un confronto con un gruppo di studenti turchi, i quali si indignavano del fatto di quello che stava succedendo in Turchia, e io gli ho detto molto semplicemente, se vuoi venire da me ti posso documentare perché è successo anche di peggio. Io ho visto 8.000 uomini contro 4.000 abitanti, 8.000, a sera. Ho visto togliere i bambini alle mamme, ai papà, per poterli arrestare, non i bambini, i bambini andavano sottratti per poter arrestare i genitori. Io ho chiesto a un ufficiale dei carabinieri, ho detto faccio appello all'obiezione di coscienza, tu hai giurato sulla Costituzione, non sul potere costituito, sulla Costituzione, che ne pensi di tutto questo? Ho detto un'ingiustizia, e ho detto tu hai fatto un giuramento, ora prendi e torni a casa, se è vero che hai fatto quel giuramento. Sapete cosa mi ha risposto? Io abito lì di fronte. La vigliaccheria di mettere un uomo dello Stato che deve difendere il diritto costituzionale su cui ha giurato a combattere contro i propri concittadini. Non è un tradimento. Signori, è una guerra. È un tradimento totale. L'unica cosa che possiamo fare come combattimento quotidiano sono le scelte che qualcuno fa sulla rete e viene censurato. Perché anche questo succede.
non perché ha fatto vilipendio, diamocene bene, no, semplicemente perché era scomodo. Ci sono noti social network che sistematicamente, anche se quella stessa persona su un altro social network si collega e cerca di esprimere comunque la propria opinione, a giusto o a torto, attenzione, a giusto o a torto, sparisce il suo account. C'hanno l'indirizzo IP, è un evento che ci identifica sulla rete. E allora non è quello che dici o quello che fai o dove lo fai, è semplicemente perché ti sei espresso in dissenso con un sistema che frutta miliardi di euro a gruppi di interesse importantissimi. In Italia abbiamo avuto un impregino che è stato oggetto di enormi inchieste, perché io uscivo di casa e la monnezza, il signore aveva deciso che non era più mio. Cioè io esco di casa, la mia monnezza non la voglio nemmeno differenziare, ma non è più proprietà mia. Nel momento in cui l'appoggio diventa di un signore che lo prende, mi fa una bella ecoballa perché dietro non c'è nulla, la porta a Giuliano, ci fa delle piramidi in una bellissima distesa che era una volta taverna del re, e lì no, lì diventa una credenziale per la banca. E lei è rimasta, perché con la monnezza nostra, finché noi la produciamo, loro fanno i soldi. E noi con quella roba moriamo. Perché quella roba non fa bene. Perciò, come si dice, un attimo di... Restringiamoci così. Prendiamoci qua, perché facciamo una pausa al massimo. Una cosa che lei ha accennato e che è una cosa importante che sta avvenendo in questi giorni, gli stessi meccanismi che hanno portato alla divulgazione istituzionale di concetti della gestione dei rifiuti, che una volta si chiamava ciclo integrato dei rifiuti, oggi noi ci troviamo si chiama ancora ciclo integrato, noi l'abbiamo superato, per me questo concetto arcaico, noi l'abbiamo superato questo concetto arcaico. C'è un'organizzazione che si chiama Zero Waste International Alliance, che è un'organizzazione internazionale che si preoccupa di promuovere ogni attività possa riprogettare tutto il ciclo dei materiali, e che vuole diniego all'uso dei rifiuti come fonte di energia, e per cui tende a rifiuti zero, che in Italia è stato strumentalizzato, perché in Italia tutto quello che arriva di buono poi diventa all'italiano. Qui cosa succede? Questo è giusto per un piccolo appunto. È stata organizzata da 4-5 anni, io e Elena, che è qui presente, abbiamo combattuto nelle varie riunioni sparse qui e lì per le regioni d'Italia la creazione di questo inganno. Non ci siamo riusciti perché c'è troppa gente in buona fede, ritorniamo sempre lì, il signore di Piano Romano diceva: allora è una truffa, ma questi non stanno con noi. No, non stanno con noi, questi sono venuti, ti accarezzano, ma stanno pronti via ad accoltellarti. La legge di iniziativa popolare verso i rifiuti zero, che in questo periodo viene promossa, noi riteniamo come coordinamento regionale che contenga tutta una serie di inganni che non modificano nulla, perché dice gli inceneritori in deroga, e ritorniamo al discorso di prima, qui non sto a ripetermi, che il recupero energetico da rifiuti si può fare, per cui se io pure non faccio un compost, non uso l'umido per ricreare materia organica, che noi in Campania abbiamo il 40% di certificazione, non capisco perché vogliamo bruciare anche l'organico, o comunque distruggerlo in qualche maniera, loro con questa legge creano con uno slogan bello che è rifiuti zero, in realtà tutto un architrave per mantenere tutto com'è. Infatti, scusa, il governo italiano proprio... Perché ti voglio interrompere? Se qua c'è l'emergenza biodigestore. Biodigestore? Esatto. Biodigestore è un altro dei meccanismi che c'è l'inganno degli ingegneritori. No, ma adesso c'è l'inganno, perché qua lo fanno passare... Sì, cambia la tecnologia. Cambia la tecnologia. Perché io prima dicevo... Ecco, stavo completando questa questione della legge. La legge di iniziativa popolare per i rifiuti zero in realtà è funzionale al cambio della terminologia degli impianti. Allora, se io un inceneritore lo chiamo termovalorizzatore e brucio, è la stessa cosa. Allora, se io invece di prendere i siti di compostaggio, prendo l'umido e ne faccio
organico da mettere in natura perché ho la desertificazione, per cui creo altra materia che è funzionale al ciclo naturale. No, io la metto in una bella stanzetta, la riscaldo al massimo, ci metto un po' di additivi, la faccio diventare sabbia fondamentalmente, morta, ci prendo il biogas, lo brucio, poi brucio, diciamo, sta sempre sta storia, prendo il 7% dalle vostre bollette di energia elettrica per guadagnare io imprenditore. Per fare cosa? Energia elettrica. Ma ci sono altre fonti che non prevedono la distruzione di materia. Allora, la LIP in questo momento è strutturata in modo da mantenere questo meccanismo, questo sistema. Noi ovviamente siamo contrari, noi siamo per il mantenimento di quello che è l'origine del materiale. Il vetro deve rimanere vetro perché lo creiamo noi, però rimane vetro. Io prendo l'organico, lo lascio con la sua carica biologica fare la sua funzione al ciclo naturale. Io nasco da materia biologica, muoio, divento di nuovo materia biologica. Non posso pensare che inceneriamo, bruciamo, distruggiamo, continuiamo a fare sempre lo stesso sistema. È un sistema che è fallito, non è un'opinione, dici sì, però funziona. No, non funziona, non ha mai funzionato. In altri paesi, dei 7.000 inceneritori che c'erano negli anni 80, oggi ce ne sono meno di 2.500 nel mondo. Quei pochi che stanno accesi, tipo quelli degli svedesi, che poi ci chiamano e fanno, ma perché siete contrari? No, perché siamo ambientalisti pure noi, però abbiamo visto che voi siete preparati sulla questione. Sì, si stanno cominciando a preoccupare pure loro, dici, ma visto che noi facciamo la differenziata al 90% e c'è rimasto sto infinitesimo da fare, perché voi avete trovato il sistema per usarlo? Perché tenete conto, abbiamo fatto la quinta conferenza mondiale sui rifiuti zero a Napoli nel febbraio del 2009, siamo usciti da lì, andando oltre. È venuto persino il vicegovernatore della California, che è il primo paese al mondo rifiuti zero, ha fatto, ma come avete fatto a migliorare il sistema? Chiaro? Perciò noi continuiamo a ragionare e a sforzare le nostre menti su ogni passaggio, sulle bonifiche, come fanno le bonifiche, se fanno le bonifiche, se sono sicure le bonifiche, quali sono le migliori tecnologie delle bonifiche, quali sono le migliori progettazioni materiali, quali sono le migliori norme che consentono quel progetto finale di mantenimento dello status quo, non del ciclo integrato dei rifiuti, ma della natura. Noi prendiamo in prestito quello che c'è su questo benedetto pianeta e non possiamo permetterci che ogni anno, arrivati alla fine ottobre, tutti i telegiornali sparano la notizia, abbiamo consumato tutto quello che c'era per quest'anno. E quei 2 mesi che facciamo, i debiti? Che facciamo? Andiamo in chiesa, chiediamo a quel signore sulla croce, ci puoi prestare un paio di mesi quest'anno? No. Tocca a voi. Scusa, una serie di informative che tu hai associato, ovviamente non possiamo trattare tutto in maniera dettagliata, certo. Ma si possono ricavare anche dal vostro sito? Oppure... Il nostro sito è presente tutta la documentazione, anche un po' la storia di tutto quello che abbiamo fatto con Bruxelles, l'interlocuzione con la presidenza della Commissione di Bruxelles. E si può anche interloquire, nel senso che le persone vogliono delle informazioni, vogliono ci sia. Allora, c'è un'email a contatti dove ci sono alcuni di noi che invece ricevono questi documenti e come capita qui, pure è capitato stasera. La persona ci ha contattato, è venuta prima del convegno a consegnarmi una serie di documenti e ha detto cercate di darci una mano perché noi non siamo preparati su questo e noi se possibile mettiamo a disposizione anche competenze giuridiche su questo. Se il Coleri, quindi coordinatore regionale di rifiuti della Campania, è possibile entrare in contatto con voi e avere delle informazioni. Sì. Felice che voleva chiedere una cosa. Tornando con lo scudo del 50% della multa che verrà propinata all'Italia, maggiormente causata dalla inadempienza della Campania, che c'è stata, è stata calcolata con un milione e mezzo di euro al giorno, che al regime sono meno. Sono circa 600, sì, le dico le cifre, quelle comunitarie, quello che scrive Repubblica, cifre dopo. Allora si preventiva una multa intorno ai 600 milioni di euro al regime,
A regime sì, più o meno, no, sono un po' di più, sono sotto il miliardo. Scusate, prevalentemente così viene percepita dall'opinione pubblica, dagli... Perché il governo italiano, nella fase dell'emergenza rifiuti in Campania, nel periodo tra il 2005 e il 2010, 5 anni, per cui sono un po' di soldi, non ha tutelato la salute e la sicurezza pubblica. Cioè lo Stato è inadempiente perché ha derogato tutto quello che erano invece le norme europee che prevedevano tutta una serie questo di cose. Questo è il paradosso. Il paradosso è questo. Quindi noi paghiamo perché... Quindi il cittadino pagherà per non essere stato tutelato. Chiedo adesso proprio... Orlando adesso è arrivato, dice, cioè, di attivare i genitori, ha una politica ostativa rispetto a quella di De Magistris e anche della insomma regione Campania. Se non è ostativo. Adesso che cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, nel senso che questa sospensione del diritto magicamente e magistralmente delineato dall'avvocato, prende faccio con me. No, nel senso della drammatica leggerezza di cui ha parlato, veramente è stata una sensazione veramente palettabile. Che cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Cioè, nel senso che per l'ennesima volta la Campania diventa il caso Belli, dice guarda qua sì, è una manovra economica a costo della Campania, adesso dobbiamo fare. E spiego un'altra cosa che vi ha accennato lei. Le emergenze sono create ad arte. Esatto, questo è un caso di questo. Sì. 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 Noi prevediamo un'emergenza. E non ve la dico qua. Perché sono capace di spostarla di un mese per smentirmi. Un ulteriore commissariamento per realizzare gli inceneritori. Il ministro Orlando ha minacciato le popolazioni della Campania di ricommissariare per la realizzazione degli impianti, questi due impianti che vorrebbero realizzare da un'altra. Io penso che il ministro Orlando, che è stato pure segretario, è stato commissario del PD qua, e che non deve essere fatta, io ho conosciuto, non penso che sia un terminale ricevuto con una riserva. No, però... Come può arrivare a tutelare un interesse così smaccatamente? Capisci? E anche lui instrumentum. Mi dico una cosa veramente d'altro fondo del cuore. Io mi auguro che nessuno venga da me con in mano un potere da quasi 90 miliardi di euro e dice puoi incominciare a mangiare anche tu. Io sono terrorizzato da una cosa del genere, perché a differenza vostra, permettetemi la licenza, a differenza vostra che voi vi potete permettere il coraggio di tornare a casa e dire ho fatto finta di non sentire, io non ce l'ho questo coraggio, io ho paura di tradirvi, sono terrorizzato da tutto questo. E la differenza dov'è? Io mi sono trovato un noto esponente di questa regione che è venuto con me ai convegni e faceva il sindaco di un comune che era virtuoso, cioè lui sperava nel 100% e nel riciclo totale della materia. Oggi sta dall'altra parte, oggi sta dall'altra parte ed è uno di quelli che sta facendo di tutto per i biodigestori, gassificatori e tutto il resto. E quando la mente si corrompe, che tradisce se stessa, noi ci reputiamo una specie netta, ma siamo l'unica specie in grado di distruggersi da sola. La verità è che di fronte a tutto quello che è quello, si vince. Perché il sistema di cui parlavo è talmente blindato che chiunque vada ad occupare posti in ambito politico amministrativo non può che accettare. Non se vogliamo neanche pensiamo... valutare la buona fede o non la buona fede, l'interesse deve farlo e va, è così, cioè è un sistema che ti impone e questa è la ragione per la quale per la maggior parte delle volte chi entra in quel sistema è già predisposto a starci dentro. Sì. Nella grandissima perché, maggioranza dei casi. Perché Romano dico, probabilmente che è diventato io perché dico ho il terrore. E ha fatto delle scelte che sicuramente non erano in linea con quanto aveva fatto politicamente al mercato San Severino, anche se poi anche questo mercato San Severino è stato anche un pochettino gonfiato a livello mediatico sotto certi aspetti per quanto aveva detto, però lì si era fatto un certo tipo di lavoro, sicuramente quando è andato è probabilmente perché già aveva di suo la capacità di corrompere una predisposizione.
No, c'era Anna che voleva dire una cosa, però sì, velocissima, perché abbiamo fatto molto tardi. Sì, sul piano pratico, poiché a Teresa abbiamo un problema serio, nel senso che la proposta è quella di, appunto, di installare, ecco, un biodigestore. Sì. E diciamo, io mi fido del vostro lavoro e quindi dico in realtà, perché avevo provato a documentarmi, poi sono socia dell'ISTE, sempre conosciuto tramite, appunto, anche della via con... L'hanno scritto loro, Gentilini, Romizzi. Esatto, allora mi chiedevo, sul piano pratico, qui a Teresa, in realtà c'è possibilità di fare qualcosa insieme, cioè come movimento di cittadini, come... Assolutamente, insomma, per sì. impedire questo, perché ovviamente, diciamo, quello che viene... Vi voglio precisare una cosa, perché questo è un altro degli inganni che si fanno sulla rete, perché tante persone giustamente non conoscono certe dinamiche di collaborazione, e un po' in tutta Italia, perché questa poi è una situazione un po' tipicamente italiana, non so. Esistono reti e coordinamenti. Allora, noi non siamo il coordinamento che fa da sé. Noi siamo il coordinamento che lascia fare gli altri. Cioè, io sono del comitato emergenza rifiuti di Caserta, lei è del comitato di Terzigno, lei è del civico Flegreo. Noi siamo singole entità che si coordinano tra di loro come un unico organismo. Le cellule del nostro corpo sono indipendenti, ma lavorano tutte assieme. Noi una cosa che dobbiamo sicuramente continuare a fare e di mantenere, tra virgolette, questo nostro integralismo. Cioè, se lei ha bisogno, che ha un problema a Telese, come ha fatto l'altro signore, sempre per la questione del biodigestore, ha detto: io ho tutti i documenti, però non so che farle, voglio fare un ricorso, voglio fare delle cose, tu mi puoi dare una mano? Ho detto sì, io ti posso dire cosa si può fare e cosa è bello fare mediaticamente, ma non ne vale la pena. Chiaro? Quando si è arrivati al dunque sulla questione Campania, noi abbiamo detto: ok, noi dobbiamo fare il salto di qualità. Noi abbiamo fatto un procedimento, come si dice, chi è della materia lo conosce benissimo, che è il ricorso speciale al Presidente della Repubblica. È un giudizio straordinario. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Qual è la sua funzione? In quel ricorso noi abbiamo detto: l'inceneritore di Acerra deve essere spento. Perché? Per tutta una serie di motivi. Perché è legato a una sentenza della Comunità Europea del 2010 che dice che noi utilizziamo male le fonti rinnovabili, perché destiniamo a un uso diverso dalle fonti rinnovabili soldi che sono destinati per legge a un'altra cosa. Noi non, il Consiglio di Stato non ci ha detto avete torto. Per questo bisogna ragionare in grande, bisogna confidare in chi ha esperienze diverse dalle nostre, quello che facciamo come coordinamento, perché il Consiglio di Stato ha detto sì, avete ragione, però il ricorrente non si è dichiarato utente della rete elettrica, avevamo dimenticato di mettere il numero del contatore dell'energia elettrica nella porcazza, ma non ci ha detto che avevamo torto. Io dico, in relazione a quello che chiedeva Anna, cioè fondamentalmente, se poi chiudiamo così con un'ultima battuta, Anna chiedeva, in relazione alla vostra essere un coordinamento, c'è la possibilità che poi entrare in contatto con qualcuno concretamente con cui possibile indicare un percorso volendo. Allora, innanzitutto io penso che questa zona, il problema della realizzazione dei gestori sia serissima. Tra l'altro, nel decreto che fare sono stati stanziati molti miliardi per questo nuovo, questa nuova frontiera del business. Ce ne sono molti, per cui è pericolosissimo. In questo momento bisogna assolutamente mettere un freno. Quindi possiamo fare in questo modo, tanto per cominciare ci sarebbe da fare degli incontri informativi sulla questione della biodigestione, perché c'è differenza tra biodigestione e compostaggio. Il compostaggio è un'altra cosa, quando si parla di compostaggio... Sì, anche, secondo me sì. E poi intanto potreste iniziare a leggere sul nostro sito, per www.rifiuticampania.org, i documenti che abbiamo prodotto. L'ultimo è sulla LIP, rifiuti zero, critico, ovviamente fortemente critico, ma che contiene tutta la problematica inerente alla biodigestione, perché quella lì è tutta orientata verso la realizzazione dei biodigestori, proprio per il recupero energetico. Quindi lì ci sono già molte ragioni che potete iniziare a indagare.
Sì, sì, ma quella io l'ho vista, è la questione che ce l'ho appunto, perché lì diciamo c'è una delibera che il comune ha fatto, io credo, pensavo, credo che dovremmo fare un incontro, non so se sul piano giuridico io anche chiedevo che cosa si può fare, cioè che potere hanno i cittadini di esprimere la loro opinione anche perché lì c'è da contrastare, allora, non è solo da un presupposto in materia. Cioè di persone informate abbastanza, anche perché a Telese ci sono state già diverse reazioni di vari movimenti, chi di stampo politico, chi di movimenti dei cittadini che hanno espresso il loro disappunto. Allora, la questione è come unire queste forze e cosa concretamente. Io dico per esperienza che il primo passo da fare è iniziare ad aprire la discussione sull'argomento, quindi un'assemblea pubblica. Più le persone sanno, più discutono. Poi hanno i cittadini il diritto di dire la loro su queste tematiche? Sì. Assolutamente. Qui ci hanno fatto il referendum, per esempio. Vabbè, il referendum secondo me su questi argomenti, se non c'è la giusta informazione di base, sono completamente inutili, se non allora iniziamo ad incontrarci, convochiamo, visto che qui avete il problema che qui deve essere installato un impianto e realizzato un impianto del genere, assolutamente ed urgentemente organizzate un'assemblea alla quale noi come Corelli parteciperemo molto volentieri, venendo a dire quali sono le nostre posizioni su questa questione della biodigestione, che non è soltanto una problematica, è anche una problematica tecnica, proprio di modalità in cui si viene trattato il rifiuto, ma è anche un problema fortemente politico e di tipo di speculativo economico. Quindi secondo me è molto importante che ci incontriamo, che parliamo di questo e che i cittadini di Telese si afferrino a quello che è un diritto fondamentale, perché ci sono delle normative europee che garantiscono che qualunque cosa venga realizzata in materia ambientale, cioè che abbia un impatto sull'ambiente dove viviamo, in condizioni di normalità, quindi quando non c'è una legge speciale che consente di fare tutto quello che abbiamo sentito prima, i cittadini hanno il diritto di dire la loro. Bisogna iniziare a far valere questo diritto. Io volevo uccidere una piccola cosa. No, però siamo veramente molto tempo. Sì, io sono in un piccolo paese Salerno, cioè si trova proprio sulla collina e intorno c'è tutto un vuoto. Sì. La nuova amministrazione letta da poco si vocifera che vuole riempire questo vuoto una bella discarica. Nessuno sa niente, nessuno sa come, però tutti aspettano questa discarica perché poi faranno le strade. Ci sarà un collegamento, cioè come bisogna fare per far capire alla gente questo l'abbiamo detto, cioè nel senso che gruppi di cittadini possono contattare le persone, oggi abbiamo presentato un gruppo di persone che si occupa seriamente di questo argomento, si entrate in contatto anche via mail, entrate in contatto e poi create una condizione di diffusione delle informazioni, da lì può nascere una coscienza critica, però mi fermerei qua perché siamo andati veramente molto. Ringrazio moltissimo. Parlano dalle nostre, cioè a Telese non c'è territorio di fatto, quindi sicuramente sarà spostato. Allora il problema è anche di democrazia, perché l'unione della città di Telese, noi abbiamo detto che non era democratico, è stato dall'altro, non è stato partecipato, cioè non so se avete letto che hanno fatto un incontro i sindaci per l'organizzazione dei rifiuti, cioè senza che nessuno sa niente. Allora dico, anche se non dalla Telese, però teniamo alto la questione anche a Cinque. Ah no, assolutamente, certo, ma non c'è stato fondamentale, certo, possiamo dire.